Ciao a tutti ragazzi, allora con questo video oggi volevo andare a chiarire, o perlomeno magari con la lavagnetta nuova che avevo preso, cercavo di chiarirvi un punto che vedo che nel gruppo tante volte viene chiesto, nel senso, o tanti punti che nel gruppo la maggior parte delle volte viene richiesto, ovvero come va collegato, esempio, se io ho un microinverter, come sotto la porta del DEIE. Come va collegato se io ho un altro inverter? Si può fare una sorta di retrofit, quello che viene chiamato retrofit? Sono domande che vedo che molto spesso vengono fatte. Quindi appunto volevo fare il video, magari con l'aiuto, come ho detto un attimo fa, della lavagna che avevo appena acquistato. Andremo a vedere appunto, andremo a disegnare l'inverter e i suoi collegamenti. Ok, andiamo a ripercorrere insieme quanto più chiaro possibile nello schemino. Poi magari un domani cercherò di fare proprio un video pratico di come farvi vedere i collegamenti, però sostanzialmente con lo schema è molto facile e intuitivo. Allora, partiamo subito. Noi qua abbiamo il nostro DEIE, ok? Quindi DEIE che potrebbe essere tot kilowatt, no? Come può essere 3, come può essere 6, come può essere 12 monofase, eccetera, eccetera, eccetera. Qua abbiamo la porta gen, la porta load, che in questo caso non andremo a utilizzare in questa configurazione. Poi vedremo la configurazione dopo. E la porta gen. Ok. Cosa succede? Qui noi abbiamo il nostro, in questo caso andiamo a vedere la configurazione con un collegamento con un altro inverter, come può essere con lo scambio sul posto, SSP. In questo caso io porto il mio esempio, ho il Solax, ok? E poi in genere abbiamo il nostro quadretto. Adesso qua ve lo sintetizzo molto, i collegamenti a monte andiamo per un attimo a escluderli perché li avremmo già fatti, no? Li avremmo già trovati fatti dall'azienda o comunque sia. Il contatore col bidirezionale è già collegato tutto quanto. Noi ci troveremo già a questa situazione, noi andiamo a montare il DEIE e ci troveremo già questo inverter cablato, ok? Quindi non dobbiamo far altro che andare a mettere il nostro bel simpatico magnetotermico per il DEIE, in questo caso da 32, ok, DEIE, e successivamente andremo a collegare, ok, qui mettiamo caso che questo è il neutro da Enel, ok, e il nero lo usiamo come fase, quindi AL. Ok, molto semplicemente andremo a tirare due fili L e N. E qui noi abbiamo il primo nostro embrione. Giustamente poi questo andrà collegato a sua volta alla 230 di casa, no? Questa qui. Magnetotermico in genere si collega sotto salvavita di casa, ok? Quindi si fa questo, banalmente un semplice cavallotto col salvavita di casa, appunto a sua volta va nella nostra casetta. Lasciate perdere un po' il disegno così. Ok, qua cosa succede? Qui abbiamo i nostri pannelli collegati a sua volta, già collegati all'inverter che è con lo scambio sul posto, quindi avremo il più e il meno. Si andranno a intercettare i cavi che escono dal nostro inverter, si andranno a staccare o comunque si a intercettare e si andranno li porteremo nella nostra porta gen, ok? Quindi li porteremo nella nostra porta gen, dopodiché configureremo il nostro DEIE con microinverter, ok? Quindi qua ricordiamoci L, la terra la lascio fuori, ma è sottointeso che va collegata, N, ok? Fatto questo, cosa succederà con questa configurazione? Prima di tutto, quando noi andiamo a configurarlo, poi adesso magari vi lascio qua qualche foto, si
verrà fuori, adesso io lo metto qua, un simbolino nello schermo del daily, no? Con tot wattaggio che stanno producendo i pannelli, esempio qua noi produciamo 1000, no? E qui vedremo 1000, o comunque sia in base a quello che produce l'impianto, qua vedremo quello che combina. Cosa succederà? In questo caso poi a sua volta noi collegheremo la batteria qua sotto. Cosa succede? Che qui abbiamo la nostra batteria. Noi andremo a impostare per tot kilowatt. Ok? Qui noi andremo a impostare qui il microinverter, a quanto vogliamo che inizia ad aiutare la batteria e a quanto vogliamo che si spenga. In questo di solito il range, se non erro, poi lo possiamo andare a postare noi di default, se non voglio dire cavolata, ma mi sembra che era 95 spegnimento e 90 se non sbaglio, poi dopo possiamo andare a impostarlo noi come vogliamo. Cosa succede? Anche se comunque sia questo non è fedelissimo questo parametro, poi cosa succede nel mio caso? Produce 1000 anche se la batteria sta al 20. Lui aiuta. Con il deje va a mettergli la corrente lo stesso, non gliene frega niente, quindi lui carica lo stesso. Ok, in questo caso con questa configurazione cosa succederà? Ripetiamo, invece che buttare, esempio poi abbiamo la casa che ci sta consumando 500, ok, 500 watt, qua è 1000 watt, vabbè, 1 kilowatt. Cosa succede? I restanti 500, quindi che in genere andrebbero rivenduti a Enel, ok? Adesso facciamo così, Enel. Invece che essere rivenduti a Enel, in questo caso vanno in batteria. Poi, una volta che raggiunge la batteria, raggiunge la sua percentuale, che può essere appunto del 95%, come dicevamo prima, allora ritorna a vendere a Enel. Ok? Con questo avremo il vantaggio che noi in retrofit non andremo a toccare completamente, quindi andare ad mettere batterie nel nostro impianto, e quindi non andremo a fare incontro a pratiche, perché poi bisogna aggiornare le pratiche e quant'altro. Quindi noi in retrofit qua tranquillamente, oltre che caricare le batterie grazie al nostro impianto già incentivato, quindi poi usufruiremo anche durante la notte di questa corrente immagazzinata, no? Andremo anche, se noi li collegheremo i pannelli al nostro deje, andrà a integrarsi perfettamente con i pannelli del deje. Noi ricordiamoci che abbiamo anche qua, a nostra volta, avremo due ingressi MPPT liberi. Ok, quindi qua noi andremo a potenziare il nostro impianto tutto l'insieme. In questa maniera il deje coopererà perfettamente col nostro inverter con lo scambio sul posto. Ok? Questa è una configurazione. La stessa configurazione, ok, che noi vediamo, che abbiamo appena visto qui. E spero di essere stato chiaro in aver fatto confusione, poi comunque sia nel gruppo siamo sempre disponibili. La stessa configurazione la possiamo andare a fare nel momento che noi gli andiamo ad attaccare un micro. Adesso vediamo un'altra situazione col microinverter. Ripeto, il microinverter può essere tranquillamente l'inverter ibrido di prima, quindi la porta gen, la porta load e la porta grid. In questo caso andiamo a vedere con la porta load collegata, ok? Qui andiamo a mettere i nostri pannelli da una parte, quindi 1, 2, 3, 4. Qui i pannelli che arrivano dal deje. Scusatemi se per i miei disegni non sono il top. Comunque sia, qui la parte, mettiamo la parte DC degli MPPT. Mettiamo caso che è solo collegata a una stringa. Quindi parte DC. Qui abbiamo il nostro centralino, abbiamo sempre il nostro magneto termico da 32, che in questo caso prenderemo sempre
a 2,30 tranquillamente da Engel, quindi L N. Poi andiamo fuori, pack. Andiamo nel nostro grid. Prendiamo la fase. Ok, qui noi abbiamo collegato il grid. Finito, qui invece collegheremo e qui abbiamo alimentato, no? Qui usciamo sempre con la nostra fase. Ricordiamoci L con il nostro neutro e andiamo al salvavita nostro di casa, potrebbe essere x amperaggio, e comunque sia, poi qua usciamo e andiamo alla nostra bella casetta. Bella, insomma, qua non è che tanto bella. Comunque, questo in questo caso noi da qua con i nostri pannelli tiriamo giù la stringa e gli colleghiamo il nostro bel microinverter, che può essere ricordo di qualsiasi marca, no? Qualsiasi, basta che sia un microinverter. Da qui usciamo, andiamo alla nostra porta gen come prima. Quindi avremo sempre il nostro bel schermetto del DEIE, che qui avremo i pannelli. Qui avremo la rete Enel, ok? Qui avremo la batteria e qui avremo la casa. In mezzo qua sbucherà il microinverter con i watt che produrrà questo, ok? Ricordiamoci. Fatto questo, con questa configurazione sarà uguale a quella di prima, solo che in questo caso cosa cambia? Che avremo il microinverter al posto dell'inverter ibrido e avremo la porta load del DEIE, in questo caso, che alimenta la casa. In questo caso cosa succede? Che i due sistemi dialogano e vanno a caricare, ricordiamoci, la nostra famosa batteria. Ok? Vanno a caricare la nostra batteria. Insieme cooperano per caricare la batteria o comunque sia soddisfare il carico X di casa. Ok? Questi sistemi cooperano insieme. Questo sistema quando è che può essere utile? Quando magari abbiamo raggiunto un numero massimo di pannelli, ok? Che può supportare il DEIE. E in questo caso andiamo in aiuto a lui con un microinverter. Ok? Quindi andiamo ad aggiungere X pannelli al microinverter, poi qua dipende da quanto può supportare il microinverter, e gli andiamo in aiuto se non abbiamo altre porte disponibili, comunque se abbiamo già raggiunto il massimo disponibile qua. Invece che mettere un parallelo, se noi con 6 kW, 10 kW, 8 kW siamo a posto, questa è la miglior soluzione. Andiamo a integrare, gli andiamo a dare un aiuto al DEIE, ok, così. Questi sistemi, come dicevo un attimo fa, cooperano, lavorano insieme, vanno a caricare la batteria e a soddisfare i carichi di casa. Noi in questo caso siamo completamente a posto per quanto riguarda i collegamenti. Questi sono, ok? È molto banale questo sistema. Un pochettino più complicato è quello di prima, perché vabbè, si deve andare a staccare altri collegamenti che sono stati fatti a monte con l'SSP, vabbè, ma sono due fili, quello poi è un attimino un po' più semplice, è più difficile a dirlo che a farlo, ok? Quindi si andrà a collegarlo come con lo schema che abbiamo fatto prima. Anche lì però il sistema sarà uguale a questo, nel senso che coopereranno. Qua c'è in più che qui in questo caso no cell, ok? Tramite vari accorgimenti poi il microinverter si dovrà andare a spegnere. Invece nell'altro di prima, quella in eccesso con l'SSP
Yes, sell, quindi quando saranno soddisfatte la batteria e tutto quanto, lui poi ritornerà a vendere ad Aringer. Ok? Questo è. C'è, mi ricordo, un problemino su quanto riguarda il microinverter. Quando lui raggiunge, soddisfa la batteria e i carichi di casa, lui praticamente c'è il rischio che immetta. Poi, se non ricordo male nel gruppo, allora con i microinverter degli riescono a spegnerlo tranquillamente, mentre con gli altri microinverter di altre X marche il Deje non riesce a prendere sopravvento sul microinverter, quindi è probabile che questo immetta in rete, quindi valutiamo molto bene questo aspetto. Ok, detto questo ragazzi, spero di essere stato il più chiaro possibile, non aver fatto sul minestrone un miscuglio e niente, questo è. Ok, ora dopo questi schemi, questi trambusti, questi casini, io vi scrivo, ci vediamo al prossimo video, ovviamente, no? Al prossimo video. E fate i bravi, ok? Ciao belle, ci vediamo al prossimo video.